Ciao ragazzi, nella prima parte voi avevate visto che Eoni, San Francisco, io, dovevo combattere contro Bell. Quella parte non ve la posso far vedere perché è un poco, cioè, non si salva molto bene, per questo sono andato avanti. Comunque lo scontro andrà bene, ho vinto logicamente. E aspetta, ma ritornerò indietro. Tornerò indietro, sto attendendo qua che ci sono i Pokémon selvaggi. Tornerò indietro per farvi vedere. Allora, voi per prima dovreste andare qua. Qua troverete Comor. Comor vi dirà di andare a casa di Bello. Aspetta. La casa di Bello si trova. Giriamo qua. Un po' girare. Ecco qua. La casa di Bello si trova qua. Qua si trova la casa di Bello. Ci entrare senza problemi, ci entrare e basta. Poi vedete Bello che sta parlando con il signore, non ho capito chi era. Il padre, se non mi sbaglio, ma mi sbaglio secondo me, e poi non so se si vede bene, andiamo diritto girare, dovete andare qua in cui Comodo e Bello parleranno e vi faranno entrare qua. Qua, ecco qua, incontrerete l'infermiera, una specie di infermiera, la prof, che vi dirà alcune cose, delle cose, volete dire soprannomi, comunque vedete voi. Perfetto, adesso è ora di andare. Poi bisogna andare qua, più avanti. Nel percorso 1 poi bisogna stare attenti perché ci sono Pokémon selvaggi. Meno male non ne ho neanche uno perché se no facciamo la battaglia e la battaglia non è troppo. Vabbè, ma ho voluto solo io farlo. Ecco qua, Paradox selvaggio qua. Porto Yello e mi dispiace che sia stesso Yello. Allora, le Pokémon, cioè, Pokémon Fuoco sono molto efficaci contro i Pokémon di erba. Ma usa d'azione, però azione non è molto forte contro i Pokémon d'erba. Per questo devono imparare i Pokémon d'erba. Perché, allora, Tepig deve imparare a fare fuoco. Se no potremmo morire da un momento all'altro. No, ma non muore. Vabbè, non l'ho catturato questo perché poi dopo la professoressa vi dà delle Pokémon per catturarlo e vi farà vedere anche come si cattura. Perfetto, sono arrivato a livello 7. Adesso imparate a reagire. Per esempio, se usate qualsiasi altro, è arrivata a livello 7 per esempio. Io non lo so. No, vai avanti, io non lo so. Adesso dovrebbe succedere qualcosa al vostro Pokémon. Va bene. Mi vuoi fare i conti dentro? No. Ah no, li devo fare forza. Lì sono sempre. Mi sembra. No, mi devo solo uno perché gli altri non li ho voluti catturare. Interpoke, c'è quasi il telefono, sta per spillare. Allora, professoressa. Aspetta, mo la quando non è che ci sono Bello, Como e io.
Perfetto. Andiamo al centro Pokémon. Però prima scendiamo qua. C'è qualcosa? No, c'è niente. Quindi bisogna una scalinata. Ecco. Non vedrò ancora la professoressa. Per dire che cos'è il centro Pokémon. Andiamo da seguirla. Lascia pure bene. E adesso devo far caricare il mio Pokémon. Il mio Pokémon sarà boh, mi ricordo. Ma adesso vedremo quanti Pokémon devo catturare. Cioè quanti Pokémon devo catturare. Se li ho catturati. Non mi ricordo neanche bene. Da un po' che non ci gioco. Per farvi vedere la seconda parte. Ma allora tengo due Pokémon. Mi sembra uno che è Paratrap. Un altro Paratrap. E l'altro che... come si chiama? E Terig. Ma vi mostrerò alcune cose. Da PC potete mandare Pokémon, potete prendere Pokémon, queste cose qua. Però solo se avete più di 6 Pokémon. Cioè, potete farlo. Cioè, per girare le cose, solo se volete prendere qualcosa e volete dare qualcosa, solo se avete 6 Pokémon potete forse prendere, perché Pokémon versione bianca è quasi la stessa cosa, e per questo dovrei saperlo. D'accordo. Comunque io sto ancora aspettando la vostra decisione di cosa potrei fare più delle video, perché cioè non è che mi annoio a fare questa cosa, però sarebbe più bello se come devo dire voi mi dite cosa posso fare. Così sono molto più video. Perfetto, mi prendo 9 pozioni. Le pozioni mi servono. Come forse sapete, in Mario 97, se non mi sbaglio come si chiama, come vedi Mario 97, e per lui, anche per lui le pozioni sono importanti. Adesso succederà qualcosa. Devo andare a vedere che cosa succede. Adesso sentiremo questi. Questi sono molto facili da combattere. Solo se c'è un Pokémon voluto. Allora, cliccate sul mio canale perché io vi dica come si finisce Pokémon versione nera, perché io ho quasi già finito Pokémon versione bianca e dovrebbe essere quasi la stessa cosa, solo che alla fine il Pokémon leggendario è diverso. D'accordo, adesso vi farò vedere, se ci arrivo, la palestra, però sono un poco lontana. Aspettate. Ecco qua. Dovrei combattere contro di lui.
Si chiama No, credo. Numero 1, boh. Comunque vedete come si chiamerà prossimamente. Adesso devo restare. Dovrebbe essere una femmina, se mi sbaglio. Io ho sempre cercato di capire chi era. Perfetto. Pullon. Se alzate l'attacco Brasile contro Pullon, come si chiama? Pullon, guardate, da avere alcune volte cioè che sta bruciando. Perché non esce? Oh, l'ho distrutto, vabbè. Poi livello dell'ottavo livello. È quasi finito il video. Se ne va, adesso parlo con Como e poi ci vediamo alla prossima puntata. Aspettate, se ci riesco a far vedere la palestra. No, ma se non ci riesco, che ci sono i minuti, sì, però poi dopo è troppo lento a mettersi per questo. Non aspettavo. Adesso qua la madre, mia madre, mi darà le scarpe da ginnastica. Scarpe da questa, per correre. E per correre bisogna prendere le B. Ci sono anche alcune Pokéball che... cioè, come questa qua. Questa, vedete, questa qua. Che vi daranno pozioni, queste cose qua. D'accordo, per adesso è tutto. Per adesso è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Addio.